Un'anticipazione qui dallo stand della Regione Veneto circa il Macfrut. Ne parliamo con il presidente Macfrut di Rimini, Renzo Pieraccini. Beh, dunque, la Macfrut è la fiera internazionale della filiera ortofrutticola italiana. Ogni grande settore ha bisogno di una vetrina. Lo è per la moda, lo è per il vino, lo è anche per l'ortofrutta. L'Italia è un grande paese produttore e soprattutto un grande paese produttore di tecnologie e di packaging. Quindi il Macfrut si pone come momento di visibilità della filiera verso i mercati internazionali. Noi abbiamo puntato molto a sviluppare la presenza internazionale in fiera. È una delle fiere internazionali che si svolgono in Italia. Il 25% dei nostri 1100 espositori sono espositori esteri. Quindi quest'anno ci sarà la grande novità che il paese partner è l'Africa subsahariana, quindi ci sarà un padiglione Africa con tante imprese che soprattutto vengono a comprare più che a vendere, vengono a comprare tecnologie, vengono a comprare macchine per la campagna, soprattutto per la parte orticola, vengono a comprare tecnologie per i loro magazzini, refrigerazione. In Africa la catena del freddo purtroppo ha molti limiti e vengono anche in parte a vendere i loro prodotti. Quindi credo che questa sarà una novità, ma sicuramente in fiera sono tantissime novità proprio su tutta la filiera, non solo in produzione ma proprio con i nuovi sistemi. Avremo un'area che si chiama Greenhouse Technology Village dove presenteremo tutte le novità delle serre, quindi dell'orticoltura fuori suolo. Quindi sarà una cosa veramente molto più interessante, di una fiera che è una grande fiera come fruttologistica di prodotto, ma la nostra invece è una fiera di filiera dove c'è praticamente tutta la catena. Tutta la catena, quindi a 360 gradi. Presidente, ricordiamo chi ci ascolta da casa i giorni. Allora, la fiera comincia mercoledì 8 maggio, giovedì 9 e venerdì 10 maggio. Io credo che sia una grande opportunità per capire quali sono i trend di questo settore. Grazie al presidente di Macfrut Rimini per questa anticipazione.